Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati, ben venerdì. Francesco, buongiorno, come stai? Tutto bene? Un buon venerdì? Ci siamo assolutamente. È un buon venerdì. Oddio, piove, Ah. umido più che altro mi verrebbe da dire. Eh beh, sì, esatto, uno di quei venerdì, io sono in centro Milano oggi ed è uno di quei venerdì novembre, quella roba lì, ecco, più che mai più Un giugno, però. magembre, famoso magembre. Maggiembre. Buongiorno, stavo realizzando, sai cosa Francesca, intanto facciamo due chiacchiere intanto che arrivano un po' tutti, che si connettono, sta arrivando anche Angela, insomma abbiamo una bella puntata interessante. Sto vedendo che oggi è la puntata 29, vuol dire che arriviamo a una trentina di puntate prima del nostro evento finale in presenza a Bergamo e su 3 stagioni prima o poi arriverà anche la centesima di puntata, eh? Cioè tra una roba e l'altra ci stiamo avvicinando a numeri grossi da festeggiare, da festa, che dici? A numeri iconici, mi verrebbe da dirti, 100 puntate non è male, devo dire. Eh? 100 Direi puntate che ricche di contenuti. ci siamo divertiti in questo periodo, direi. Poco ma sicuro. Stavo meditando che Manager per caso è un po' la storia in cui tanti capi No, funzione si dai, non trovano. iniziare col libro. Aspetta Angela almeno. Almeno Sì, lei, ma almeno guardavo il l'attrice. titolo più che il libro. Però glielo dico anche ad Angela dopo. Ciao Allora, con Michael! noi intanto sono arrivati. Ciao, Eccola, la scusate, non Laura. spoilerate troppo che io Michael, lo voglio leggere. va bene, faremo No, il io sbaglio i possibile per non tempi, spoilerare. vero, sbaglio i tempi, vero, perché sto più attenta alla strada e meno a Clubhouse, sono onesta, quindi ogni tanto mi inserisco e vi blocco. Vabbè, comunque volevo salutare tutti, ciao. Ciao, Ciao Laura! vabbè, ma oggi credo che sarà una bella puntata da ascolto, mi viene da dire. Ci faremo rapire un po' dalla storia e dai racconti. Ciao Michael, ti vediamo con noi collegato. Non c'è? Mike. Allora salutiamo nel frattempo Angela che è arrivata. Che dici, Francesco? Buongiorno Angela, benvenuta. Buongiorno. Oh, è scomparsa. Accidenti. È scomparsa, è Sì. andata. Vabbè, nel frattempo diamo gli estremi di questa puntata. Come sapete, siamo ogni venerdì mattina 8:15 nella room di Be Safe, dove si discute di temi legati all'organizzazione, al lavoro, al benessere, alla salute, alla sicurezza, alla sostenibilità. Si discute sia di temi tecnici, arriviamo da puntate in cui abbiamo discusso accordi, Preposti. legislazione, preposti, lavoro in quota, insomma, abbiamo fatto un po' di chiacchiere su temi molto tosti, direi, e Ma ci mi piace verrebbe però dire non accomunati dimenticare. dal cambio culturale, così dice Veronica, dalla Assolutamente volontà sì. di fare le cose in maniera migliore e diversa. La lettura è sempre un po' quella, no? Cioè, leggere quelle cose, guarda, vedo arrivare anche il nostro Carlo Alghisi, portatore di temi tecnici e di slanci che ci aiuta sempre. Il bello di questa room è invitare spesso a parlare anche figure oltre la nostra, proprio per non parlarci sopra, no? Figure che rappresentano uno sguardo dell'organizzazione che parla anche di cultura. Quindi ogni venerdì mattina, 8:15, puntata che potete seguire perché anche registrate si può riascoltare sulle pagine LinkedIn di Be Safe, sul canale YouTube sempre di Be Safe e su web magazine Rock and Safe. Che dici? Iniziamo? Io Sì, perché direi che sono curioso, facciamo. assolutamente. Allora, Buongiorno intanto diamo il amici. benvenuto ad Angela. Sì, buongiorno amici di Be Safe, vi ringrazio molto per l'invito. Mi scuso per l'iniziale problematica tecnica, devo fare outing. Mi chiamo Angela De Ganis e sono una vergine di Clubhouse, quindi è il mio primo Clubhouse. Primo di tantissimi, speriamo, assolutamente. Ma chi lo sa, Ma ma chi lo sa. certo. Quindi sono molto emozionata e ce l'ho fatta di entrare nella vostra room. Ora sì che mi sento al sicuro. Angela, noi commentavamo prima che tu arrivassi che manager per caso è un po' la situazione in cui penso tanti, se non tutti, ci troviamo, che siamo manager o che siamo capilinea, che
che spesso quando tu entri nel mondo del lavoro mai penseresti di diventare un responsabile, un capo di qualcuno. Ce lo vuoi raccontare cosa intendi con questo manager per caso? Sì, manager per caso è innanzitutto una guida alla sopravvivenza all'interno del mondo lavorativo, pensata un po' per chiunque abbia un capo o un collega, quindi per giovani, per studenti, per manager effettivamente. Per manager non intendiamo tanto una persona che ha raggiunto determinate vette dell'organigramma aziendale, quanto ci appelliamo a quello che è il suo substrato etimologico, quindi manager è colui che to manage, gestisce persone, gestisce progetti, gestisce lavori, gestisce obiettivi. Manager per caso è il termine un po' scanzonato con il quale descrivo anche quella che è la mia situazione, la situazione di molti di noi, persone che in qualche modo si ritrovano in un ambiente lavorativo in maniera casuale, dove giochiamo il termine caso anche pensando al termine destino e pensando anche di avere un sacco di tempo per comprendere che cosa fare da grande senza capire che invece grande già lo è. Quindi è una condizione esistenziale nella quale ci possiamo trovare in ambiente lavorativo dove sentiamo che quello che ci circonda non del tutto ci rappresenta, ma nel contempo siamo tenuti a gestirlo. Angela, però una domanda sorge spontanea. Posso fare una piccola premessa perché Vai. siete partiti a bomba, ragazzi, e io credo che il nostro pubblico meriti un po' anche di conoscere Angela. Vorrei fare un retroscena della nostra conoscenza personale. Io e Angela ci siamo incontrati. Oltretutto, Angela, abbiamo degli amici in comune che ho scoperto in questi giorni facendo un po' di pubblicità a questa puntata. Ce n'è uno in particolare che mi ha detto: saluti dalla zia. Io non so, è un tuo compagno di master marketing, si chiama Christian. Mi Oh, ha detto: ma se no me la saluti, certo. mi arrabbio. Un amico carissimo. E Sì. quindi poi abbiamo dei trascorsi e c'è anche uno dei nostri ascoltatori, Francesco Zanotto, che ci ha chiesto proprio di assolutamente di salutarti perché stamattina in Certo, aula e non poteva. certo, certo. Lo Quindi so, un lo po' so. un bel seguito. Io e Angela ci siamo incontrate durante un evento e ho pensato di poterla portare da noi in BeSafe. Per due motivi principali che mi piacerebbe usare per introdurre un po' chi è lei, poi Angela magari ci racconti appunto da dove arrivi, qual è la tua storia professionale che un po' conosco, ma perché al di là del parlare della figura del manager, è importante perché spesso i manager sono coloro i quali nelle aziende anche scrivono, no? Un po' disegnano la cultura dell'azienda, come viene gestita la sicurezza, come Certo, vengono certo. gestiti i nostri temi, ma anche per il modo con cui lo fai. Il libro, ma non solo il libro, il tuo stile è molto ironico, sta tra la comicità e il sarcasmo, insomma, usa molto humor per passare dei messaggi e questo è un tema a me molto caro perché da tempo sostengo che la sicurezza vada anche raccontata in una maniera differente rispetto a come siamo abituati. Quindi in queste cene in cui che ho potuto condividere con Angela, questo stile, questo approccio mi è piaciuto molto ed è quello che ho pensato potesse essere interessante per i nostri ascoltatori. Ma perché tu hai questo approccio? Perché questo libro? Chi sei, Angela, tu? Che domanda estremamente impegnativa, Veronica. Mi chiamo Angela De Pensa che Strani, sì, pensavo sono fosse la più come tutti. facile, io di tutte, a dire la verità. No, 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 no. Ma quindi chissà cosa mi devo aspettare in seguito. Sono un essere umano, un pulviscolo in un universo come tutti noi e orgogliosamente friulana. È un aspetto a cui tengo molto e credo che tutti i friulani abbiano questo approccio. La mia cifra stilistica è effettivamente l'umorismo. L'umorismo inteso in termini pirandelliani, l'erma bifronte che ride del pianto della faccia opposta, quindi un approccio empatico di accoglienza. E sono laureata in filosofia. E la mia tesi l'ho fatta proprio sui referenti psicologici francesi nell'umorismo pirandelliano, quindi questo è un aspetto che un po' mi caratterizza da sempre. Lavoro come mi occupo di marketing, di marketing strategico, di comunicazione in azienda da oltre 16 anni,
e al momento attuale ricopro la posizione di responsabile marketing e comunicazione in un'azienda che si chiama Alleanza Luce Gas, che fornisce luce gas nelle case degli italiani, un'azienda controllata da Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa in Italia di soci e di consumatori. E la scelta di scrivere un libro, in particolar modo Manager per caso, con questo tono ironico, rientra all'interno di un contenitore di cui mi sto occupando da un po' di tempo, che si chiama Vita da Manager, un piccolo progetto di umanesimo manageriale. La mia missione è portare il sorriso in azienda. La mia vera mission è portare il sorriso in azienda e un approccio accogliente tra noi collaboratori, tra coloro che tutti i giorni condividono lo stesso ufficio, lo stesso desktop, dalle 8 ore in su, dalle 8-10 ore in su. Quindi questo è Aspetta, aspetta Angela, perché noi siamo gente seria, eh? Siamo ingegneri, siamo specialisti della sicurezza, parliamo di cose serie, non si può ridere su certi temi, o no? Certo che sì, l'importante c'è una distinzione che dobbiamo fare, a mio avviso, Veronica, tra la risata sarcastica e il sorriso comprensivo. L'approccio alle difficoltà dell'esistenza e quindi anche le difficoltà lavorative con il sorriso ci imputa in qualche modo, ci porta in qualche modo a effettuare delle riflessioni su noi stessi, ma anche a prenderci un pochino con leggerezza, a applicare quelli che sono anche i principi dell'ikigai, questa disciplina giapponese meravigliosa che ci insegna a creare ambienti di lavoro armonici e sereni attorno a noi, a iniziare dalle piccole cose, ad apprezzarle, a focalizzarsi su quel ed ora e soprattutto, e questo è uno dei tasselli dell'ikigai. C'è un bel testo di Kenmoji, uno scienziato della Sony, che lavora alla Sony, che vi consiglio, e soprattutto al dimenticarci di noi per il bene della comunità. Dimenticarci di noi non significa abdicare alla nostra personalità, significa darci in qualche modo meno peso. E sì, io sono in qualche modo l'emblema del fatto che si può sorridere in azienda. Ho la fortuna di lavorare in un'azienda veramente carina e ho un gruppo di lavoro fantastico dove, nonostante le difficoltà, lavoro nel settore energetico, quindi potete immaginare in che periodo stiamo traguardando o abbiamo traguardato di complessità incredibile. Lavoriamo davvero con il sorriso e, nonostante, si lavori parecchio, ci divertiamo, ridiamo molto in ufficio, quindi un approccio meno serioso, meno formale, ma orientato a quello che è il bene comune. Il bene comune è la sopravvivenza dell'azienda o del gruppo di lavoro che ci ospita in un determinato periodo della nostra vita, la garanzia di uno stipendio per noi. Ecco, un approccio più accogliente in questi termini è assolutamente plausibile, è assolutamente fattibile. Ma non è un po' utopico, perché noi siamo abituati a stili molto direttivi, controllo, comando, cioè molto focalizzati sull'obiettivo. Quindi da dove nasce questo libro? Perché raccontare i manager? Perché definire un manager il manager per caso? Era una notte buia e tempestosa, in realtà era un periodo come nei feuilleton, no? Come negli inizi dei romanzi d'appendice. Era in realtà un periodo, mannaggia, buio e tempestoso, ce lo ricordiamo tutti quanti, in periodo pandemico, quando un po' l'umanità ha toccato quelli che sono i temi esistenziali, l'umanità tutta, no? L'umanità globale, tutti insieme abbiamo esperito nel nostro pianeta questa tematica della malattia, della vita e della morte. Ecco, in questo periodo, in pieno lockdown, ho iniziato un pochino a fare delle riflessioni che già mi appartenevano e mi sono posta questa questione e mi sono detta: ma perché a volte uno degli elementi più complessi da gestire a lavoro non è tanto la mole di lavoro, non è tanto l'obiettivo da conseguire,
non è la disorganizzazione aziendale che ogni tanto caratterizza le aziende italiane o qualsiasi gruppo di lavoro, ma sono le relazioni. Le relazioni a volte difficili, relazioni tossiche, ne parliamo lungo i corridoi aziendali, ce lo raccontiamo tra di noi, magari davanti a una birra con un collega con il quale possiamo confidarci, ma in qualche modo non scoperchiamo mai il vaso di Pandora. O da marketer quale sono? Ho effettuato un piccolo audit, una piccola indagine per capire se c'erano dei testi, se qualcuno aveva già affrontato questa tematica, e ovviamente ci sono dei testi super autorevoli di guru e HR che affrontano in maniera seria e ponderata le tematiche di organizzazione aziendale, il people first, eccetera, eccetera, ma nessuno che in qualche modo lo dicesse chiaramente, no? Dicesse, caspita, perché non ci vogliamo più bene nell'azienda? Passiamo così tanto tempo tra di noi, perché non cerchiamo di capirci, di comprenderci meglio? E mi sono anche chiesta perché nessuno lo facesse, e qui vale il detto di mia nonna Isabella, nessuno, non sputare nel piatto in cui mangi, in termini diretti. Quindi mi rendo conto, mamma, le nonne quante ne sapevano, che saggezza, la saggezza della nonna, e quindi fondamentalmente per parlare di determinate cose le devi conoscere bene. Mi sono anche detta però, e quindi rispettare anche il contesto nel quale ti trovi, mi sono anche detta però che se lo facevo con questa cifra stilistica che mi appartiene, in maniera accogliente, non critica, all'interno di Manager per Caso non ci sono critiche acerbe, ma c'è una modalità di trattare i temi con leggerezza, con empatia, ma anche con comprensione. Ecco, se adottavo questa modalità lo potevo fare. Nasce quindi Manager per Caso. Io stessa lavoro in azienda da anni e non so come ci sono arrivata, o meglio, so come ci sono arrivata, ma non è stata una scelta intenzionale. È stata una scelta per sottrazione. Un'esperienza ed è un po' una caratteristica forse di alcuni esseri umani, di esperire le situazioni, di non avere chiarezza di quello che vogliono fare, ma di esperire le opportunità della vita comprendendo piano piano qual è la loro strada. Ecco, e mi sono ritrovata in azienda, china riversa sul desktop, a volte fino a ore assurde, e in periodo pandemico ho alzato la testa, ho preso quell'elicottero che viene spesso utilizzato come metafora in plurimi master di qualsiasi ambito disciplinare. Mi sono montata su quell'elicottero e mi sono sollevata per vedere la situazione dall'alto, e così è nato il Manager per Caso. C'è tutta una parte iniziale del libro in cui Angela è china veramente alla una di notte davanti a un computer. Io ho il mandato di non spoilerare il libro, perché Laura che ci segue mi ha detto, vero, lasciamelo leggere in pace, non mi rovinare la sorpresa. Però Laura, goditi queste notti di Angela alla una davanti a questo computer e le sue riflessioni. Io dormo poco, vero, quindi anch'io ogni tanto alla sera tardi leggo. E volevo, siccome sono l'unica HR in mezzo a tutti questi bravissimi ingegneri e RSPT, HC, chi ne ha più ne metta, posso fare una domanda ad Angela? Credo che tu debba fare una domanda, certo, ad Angela. Perché questa cosa che tu dici, Manager per Caso, che per lo, come ho visto la puntata di Veronica, ho detto devo leggerlo per forza. È una riflessione che sto facendo nell'ultimo periodo. Non sono ancora manager, lo ammetto, sono ancora a livello di partner nell'ambito HR, che è un gradino sotto il manager. Però il mio approccio, che è magari più sulla battuta, che non le so fare, ma ci provo per sdrammatizzare processi magari un po' faticosi da implementare, soprattutto in un'azienda padronale dove mi trovo oggi, non è sempre ben visto, perché l'HR storicamente è colui che è il personaggio serioso, vestito di nero, brutto, a me piace il nero ma non sempre, e quindi deve dare un'espressione più rigida, no? Più formale. In realtà secondo me l'HR del futuro è un po' come l'ingegnere, cioè, ma io posso vestire anche con una camicia a fiori, ma non è che valgo meno o quello che dico vale meno solo perché vado
con la camicetta a fiori e non con il solito tailleur scuro. E ne è un esempio Veronica che fa le foto con la maglietta di Mickey Mouse. Non è che lei è un ingegnere di serie B solo perché va a fare i suoi speech sulla sicurezza con la maglietta di Mickey Mouse, no? Vero? Quindi la domanda è: come facciamo a scardinare questa storicità che ci impone un abito che in realtà va contro quello che tu dici? Al lavoro bisogna anche divertirsi. Certo, Laura, ti ringrazio molto per la domanda, perché è una domanda molto interessante che in qualche modo mi ha toccato molto da vicino. Ovviamente E dipende. Angela, prima che tu parta a rispondere, sottolineo anche il fatto che è una domanda per noi come settore molto importante, perché una delle cose su cui rido nelle aule con i responsabili della sicurezza, con i manager che se ne devono occupare, è proprio il pezzettino di film dove Troisi è lì sperso in mezzo alla campagna fiorentina e gli dicono: ricordati che devi morire, ricordati che devi morire. E lui a un certo punto già su questo balcone dice: sì, mo segno, no? E io dico: non è che fate così, non è che quando parlate di sicurezza gironzate per gli stabilimenti, gli dite alla gente: ricordati che devi morire, no? Perché abbiamo da cambiare abito, no? Quindi è una domanda che per il settore di chi si occupa di ambiente, stiamo inquinando tutto, di sostenibilità, il pianeta finisce, di sicurezza, moriremo, insomma. È interessante capire come cambiare il linguaggio, il modo di approcciare al tema, no? Sì, è un po' lo stesso approccio che abbiamo quando diciamo che vediamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, no? Dipende proprio da una questione di cultura, di forma mentis. Ma anche noi possiamo iniziare innanzitutto da noi stessi a comprendere in quale contesto ci troviamo, perché ogni contesto di fatto ha le sue regole, ma anche non abdicare a quella che è la nostra modalità. Ci sono contesti nei quali è molto più difficile farlo. Per me è stata un'esperienza geografica, se volete. Ho lavorato per molti anni nel Nord-Est. Nel Nord-Est, nel contesto aziendale, è molto più difficile apportare questo approccio culturale, questa Weltanschauung, questo modo di vedere le cose. In altri contesti, come quello emiliano-romagnolo che mi ospita da circa 6 anni, ecco, l'approccio è un pochino diverso. Quello che anche nelle situazioni più complesse, dove io devo ammettere, faccio molta fatica a essere diversa ad avere un approccio meno scanzonato. Il rischio, no? Un rischio che ho corso è quello che delucidava prima Laura, di non essere considerata una professionista seria. Come se ci fossero come se in qualche ambiente lavorativo solo ed esclusivamente il volto cupo e l'approccio molto formale sia una garanzia della serietà professionale. E quello che mi ha in qualche modo salvata è innanzitutto la coerenza, il mantenere costante questo approccio e ovviamente la capacità di manifestare le competenze. Diciamo che il mio approccio soft skill, questo mio approccio comprensivo, divertito, accompagnato da competenze, hard skill comunque presenti, mi ha aiutato piano piano a conseguire questo risultato. L'elemento che secondo me dobbiamo ricordarci è che è molto difficile farlo da soli. È importante in qualche modo all'interno dell'azienda cercare, individuare delle persone che possono essere il nostro punto di riferimento con il quale creare networking, che poi se ci penso, quello che ho cercato di fare con Manager per caso. Manager per caso è per me una sorta di incredibile calamita. È un modo con il quale ho cercato di esprimere questa possibilità, come in Frankenstein Junior si può fare, per fare una citazione, sì, si può fare, si può fare. E non a caso, la pubblicazione di questo libro, come una calamita, attrae persone che hanno il mio stesso modo di vedere e di approcciare. E quindi vi posso garantire che siamo in molti. In molti viviamo e vorremmo vivere il nostro lavoro quotidiano in maniera più leggera, come approccio, non come complessità tematiche e complessità lavorative da affrontare. Siamo in molti. Riuniamoci tra di noi, confrontiamoci tra di noi, aiutiamo le giovani generazioni. Se io avessi letto 16 anni fa, prima di mettere il primo piedino in azienda, manager per caso, forse
certe tramvate non me le sarei presa, forse avrei capito, ed è uno dei motivi per cui anche ho scritto questo libro. Per Beh, però in evitare. effetti, sai, Angela, noi lo diciamo spesso, no? La sicurezza non si fa da soli, no? Nessuno si salva da solo, quindi è un bel messaggio. Io purtroppo nei prossimi minuti vi ascolto e basta, non intervengo più perché ho una piccola cosa da Avevo sistemare un e paio di lascerei a domande invece. Francesco l'indagine su questo libro. Ci sono un sacco di Beh, io sono un manager. ingegnere, no? E te ti diverti con i Esatto. manager, caro Francesco, quindi goditelo No, io tutto, sono il no? contraltare di laurea, sono proprio l'ingegnere, no? E Angela, io ho dato Scusatemi, mi hanno un'occhiata. chiamata, devo de scusatemi, mi hanno chiamata, devo andare Non urgentemente. ci provare, non ci provare. Ho un'urgenza improvvisa, vi saluto. Scherzo, Francesco. No, io ho dato un'occhiata veloce e furtiva al tuo libro. Allora, quello che mi piace è che tu in realtà descrivi le varie tipologie di manager, ma allora qual è il manager ideale? Qui che volevo arrivare. Sai, io sono un po' quello all'interno della room e quindi cosa facciamo? Ho Cioè, e capito quindi dove Francesco. andiamo, no? Dai, raccontaci. Francesco, ho capito che tu sei tassonomico e io rispetterò la tua tassonomia. Nella prima parte E il adesso manager. definizione di tassonomico subito, immediata, onde evitare Ma la fraintendimenti. lasciamo dare a Francesco che è un ingegnere, ma scusami, cosa mi metto io nei guai? La descrizione dei tipi. Esatto, la descrizione ordinata, no, dei tipi. Praticamente nella prima parte di Manager per caso affronto il popolo del manager, un popolo del manager folto, popolato da 18 archetipi, 18 sfumature di manager, dal manager Ponzio Pilato, avete presente quello che se ne lava puntualmente le mani e che cerca di rifilarti il lavoro da fare, il manager Cassandra che predice sempre il futuro, ma ovviamente nessuno di noi le crede, il manager Penelope, quello che ti fa andare avanti nel progetto e poi all'ultimo momento ti disfa la tela. Non ditemi che non avete mai incontrato un manager Penelope. E poi c'è il manager nerd, il manager scalatore che guarda al board di direzione come all'Olimpo, si sente un dio defraudato, dovrebbe far parte di quell'Olimpo, ma non c'è ancora arrivato. Ce ne sono moltissimi altri, c'è il manager designer, il manager Chanel, il manager Chanel che è responsabile dell'educazione vestiva all'interno dell'azienda. Tu vedi arrivare i primi giorni il manager Chanel, uomo, donna, vestito come se fosse andasse a un matrimonio. Inizia L'estetica prima della sostanza, sì, fondamentalmente. una sorta di permuta della forma per la sostanza, quindi inizia. Che poi in realtà non caratterizza del tutto il manager Chanel, perché il manager Chanel ha questo approccio molto bello, è sempre vestito molto bene. All'inizio sogghigna e dice: "Ma come hai messo questo? Guarda che siamo a lavoro, dove vai?" Il Sai, giorno. Angela, questo mi ricorda un po' un meme che Laura aveva postato su LinkedIn, qualcun'altra, se non mi ricordo, probabilmente poco Laura, in cui un'intelligenza artificiale aveva disegnato l'immagine, diciamo, tipica di quello che potenzialmente è il manager dell'azienda. Mi spiego meglio. Il CEO, ad esempio, è il leone, il commerciale è un po' la volpe, no? E così via. Certo. Quindi in qualche modo rivede nella tua descrizione questo tipo di bestiario aziendale, no? Il che non vuol dire necessariamente che sia un bene o un male. Nel tuo caso intuisco in realtà che le tue definizioni siano un po' più birichine, un po' più, diciamo, velate di malignità, cosa ne dici? Perché in effetti il CEO potenzialmente è il leone, è il re leone, no? All'interno dell'azienda. Certo. Ma in realtà io voglio bene a tutti questi manager, perché alla fine sono tutti esseri umani e sono tutti un pochino manager per caso, incluso la figura, l'archetipo di ogni archetipo, il re di tutte le scrivanie, che forse è il leone a cui tu alludevi, che è il manager dittatore. Il manager dittatore è un manager estremamente impositivo, che ha questa mania del controllo, spesso scivola in situazioni di micromanagement. I manager dittatori che io ho conosciuto, ma di cui ho avuto modo anche di avere racconto, sono tendenzialmente degli sciupa femmine anche. Quindi ci sono delle caratteristiche precipue, ma alla fine anche il manager dittatore
che è colui da cui, ai quale presenti il progetto il giorno prima, credi che te l'abbia approvato, ti ripresenti il giorno dopo per presentare il progetto di nuovo a lui e a tutti, magari a tutto il resto del board di direzione, e lui te lo scardina completamente. Ed è solo lì che scopri che il giorno prima non avevi parlato con lui, ma probabilmente avevi parlato con una sua personalità coesistente, con il cugino del grande dittatore, e quindi non sai mai, no, a chi stai parlando. Ecco, anche il grande dittatore alla fine è il grande dittatore della Repubblica di Banana. Se avete presente il film di Woody Allen, è Certo, veramente uno di noi, quindi non però credo questo rappresenta sia. poi i vizi, i peccati capitali dell'essere umano in qualche modo. Sì, Ma sì. raccontami, se tu dovessi essere vista tra questi manager, in quale ti descriveresti? E quale Ah. appunto, secondo te, è poi quello più efficace nell'organizzazione aziendale, cioè quello che tutti quanti noi dovremmo tendere? Sì, allora, di fatto queste sono pennellate, archetipi, a volte anche cliché estremizzati per arrivare in qualche modo a dettagliare alcune caratteristiche. E quindi ognuno di noi si può ritrovare in più di un manager per caso. E, io sicuramente sono, mannaggia, un manager secchione, ma ho anche una dose elevatissima di manager Cassandra. Mi ci rivedo molto nel manager Cassandra, che è appunto in board di direzione di cui faccio parte, ravvede delle problematiche, le indica e dice: se prendiamo questa strada, questa è la conseguenza, prendiamo quest'altra, tutti quanti. No, ma cosa dici? Si verifica puntualmente e nessuno si ricorda che l'hai detto. L'altro, Questo però è abbastanza un classico, nella misura in cui Sì, ognuno di noi è sì, sì. capace di vedere oltre le competenze degli altri, cioè essendo tu specialista di un settore riesci a vedere un po' più lungo degli altri. La Certo, capacità poi è certo. quella di convincere gli altri della bontà della tua visione, Esatto. no? Il tema è la capacità di riuscire a ottenere l'ascolto e ad essere Esatto. e a ingaggiare correttamente i colleghi, e questo è il tema fondamentale. Un altro manager nel quale mi rivedo un pochino, anzi sicuramente il manager Willy Wonka, per il manager Willy Wonka le fonti stanno all'estate come il Kit Kat sta all'inverno. Lui si attacca alla macchinetta delle cibarie perché non ha altra fonte di sostentamento, è un campione nel salto in alto di pasti, e salta i pasti in continuazione. Ecco, quindi sono anche un po' il manager Willy Wonka, Non è un ecco. manager molto No, salutare. per me. E quindi diciamo, se tu dovessi disegnare il C'è un manager ideale, manager, esiste, mi viene da sì, dire. esiste, esiste, Quindi noi dovremmo percorrere questa strada, no? ma in realtà noi dovremmo, in realtà il messaggio che dà questo testo non è: ok, individuiamo quello che è più bravo, quello che si comporta bene, e dobbiamo assolutamente seguire le sue strade, anche perché non c'è una visione manicheistica all'interno di ogni singolo descrizione di manager. Non c'è il manager totalmente cattivo, il manager totalmente efficiente, efficace, performante. C'è un manager che è quasi, che vi posso garantire non è semplicemente una favola metropolitana, ma esiste, perché io ne ho conosciuti almeno due, che è il manager illuminato. Essere al cospetto del manager illuminato è come far parte della corte di Lorenzo il Magnifico. È un manager che rispetta le persone, che le tratta correttamente. All'interno di questi di manager per caso, il minimo comune denominatore, il re di tutti gli argomenti sono proprio le relazioni. Quindi è di questo, di sicurezza emotiva si parla all'interno E la corte di questo manager illuminato com'è? Perché rischiamo di avere poi una corte che certo. cerca di sminuirlo, no? Che di elevarlo. Anche qui citerò un altro dei proverbi della nonna Isabella: il pesce puzza della testa. Il pesce puzza della testa, ma anche il pesce profuma della testa. Questo significa che avere in alto, no, un manager che ha un determinato approccio funge anche da buon esempio per gli altri. Quindi è ovvio che ognuno di noi ha le sue caratteristiche, ma dettare un determinato approccio di comportamento relazionale scende dall'altro come un moto a comportarsi correttamente. Ognuno di noi, sotto il manager illuminato, si può esprimere con quelle che sono le sue caratteristiche. Sicuramente Beh, c'è un meme molto famoso, Angela, sempre su internet, no? Il fatto che c'è questa immagine di questo manager illuminato circondato, anzi di un manager non illuminato,
circondato da scimmie che mangiano arachidi, no? E il meme è fondamentalmente che se tu sei un manager che non ascolta, sei circondato da persone che non hanno nulla da Certo. dirti, fondamentalmente. Diciamo che il meme che tu descrivi è quella che è la corte del re Sole del grande dittatore. Brava. Ella è che fondamentalmente un insieme, una pletora di manager che sotto la dittatura un po' terrorizzante del grande dittatore, esatto, Yes, cerca in ma'am. qualche modo di ottenere beneficio personale. Prima citavamo agli inizi, quando siamo partiti a bomba, citavamo l'Ikigai. Ecco, l'Ikigai ci invita in qualche modo ad ascoltare le nostre pulsioni egoiche, ma anche a gestirle per il bene della comunità. Però non c'è il rischio che un po' tutti cadiamo nella vanità del re sole, perché alla fine chi ambisce a diventare capo di qualcuno poi cerca un po' questo posto al sole, questo ruolo, cioè c'è il rischio di cadere, no? Nel ruolo direttivo, di comandare a bacchetta tutti, adesso che finalmente sono arrivato in cima alla piramide. Io Cosa ci credo, impedisce di farlo? ma io credo che l'elemento di consapevolezza e il sapere che esseri umani noi vogliamo essere, avere l'obiettivo di essere in grado ogni sera di guardarsi allo specchio, di sostenere il nostro sguardo, ci possa aiutare a rispettare gli altri. Ecco, questo può essere un altro il mio monito quotidiano. E a mio avviso, no, non è detto che le dinamiche del potere inducano tutti a comportarsi con questa modalità. C'è un bel saggio di Simon Sinek, un guru del marketing che forse alcuni di voi Sì, conoscono, conosciamo. il famoso, no, professionista Il Golden del Golden Circle. Circle, Sì. esatto, che ha scritto questo libro, Eat Last. I manager mangiano per ultimi. I leader Certo. mangiano per ultimi E racconto un po' la sua ed esperienza con i Marines anche. Ma sì. quello se vuoi, però è un mondo molto finalizzato con l'obiettivo. Quello che pensavo, sentendo di parlare, è un po' ricollegandomi anche all'idea del bestiario, no? Cioè in Sì. azienda tu in qualche modo ce l'hai questo bestiario di manager, tutti diversi, ciascuno con la propria peculiarità, però immaginavo se tutti quanti fossero manager illuminati, l'azienda funzionerebbe, o è quasi necessario avere un po' uno zoo molto vario, con animali molto diversi, ciascuno funziona nel proprio scopo, in cui magari tu all'interno di questo zoo ambisci può arrivare nel luogo più bello. Ricordo quando portavo il mio bambino allo zoo, insomma, sì, guardavi un po' tutti gli animali, le scimmie simpatiche, i fenicotteri, ma alla fine volevi arrivare a vedere i felini, no? Il leone, la pantera, la tigre. Direi che un po' tutti, no? Sono funzionali, oppure no? Credo che lo scenario che tu descrivi è uno scenario utopico in termini estremamente positivi, ma mi chiedo perché dovremmo arrivare a un mondo di soli manager illuminati. Ogni manager, anche il manager scalatore, vanno bene così come sono. L'importante è, a mio avviso, essere consapevoli di quelle che sono le nostre dinamiche per gestirle. Quindi mettere in atto, da un lato, è una questione di mente e di cuore. È una questione di mente perché la lucidità ci consente in qualche modo di comprendere, la lucidità e la consapevolezza ci consentono di comprendere chi siamo e come ci relazioniamo nei confronti degli altri, chi sono gli altri. Il cuore ci consente di avere quell'approccio empatico che ci porta ad accogliere in primo luogo noi stessi e anche gli altri. Credo che questi due approcci, consapevolezza e empatia, ci possano aiutare ad essere noi stessi, a migliorare noi stessi e l'ambiente che ci circonda. Senza per forza dover a tutti i costi diventare il miglior manager del mondo o il Lorenzo dei Medici della situazione. Sì, direi che sono abbastanza d'accordo con te. L'importante è che vi sia in qualche modo una omogeneità di ruolo, una relazione chiara tra le persone, che siano tutti quanti, diciamo, allineati su quelli che sono i ruoli aziendali, ai fini appunto del benessere aziendale complessivo. Esatto. Sì, sono abbastanza d'accordo. Sento molto silenzio da parte dei due Stefani. Ci Staranno siete, ragazzi? dormendo? No, non credo, Pioppi anzi. isolati di brutto? Sì, non li sento effettivamente. Forse No, devo la dirti. risposta è sì. Sì, può essere. No, dicevo, e quindi, cioè, all'interno dell'azienda, noi che ruolo abbiamo? Cioè, che potere abbiamo per, diciamo, virare al meglio in quello che è il benessere complessivo dell'azienda? Cioè, nel tuo ruolo, ad esempio, io trovo in te una figura abbastanza
atipica, eh? Io lavoro in una grande multinazionale giapponese e il fatto di avere un marketing molto attento alle relazioni interne, anziché alle relazioni esterne, al prodotto, alla comunicazione esterna, la trovo abbastanza tipico. Hai un po' un accenno anche di ufficio del personale, che insomma, questo non guasta assolutamente. E sentivo in te anche un po' il tono di quello che va molto di moda, essere chiamato oggi il manager della felicità, che appunto normalmente risiede all'interno del mondo dell'HR. Sì. Quindi la domanda è se è una figura abbastanza tipica, cioè come si è arrivata a questa figura? L'hai un po' raccontato all'inizio, ma una figura di marketing che guarda molto dentro e che parla con questi toni di HR, nella mia esperienza professionale, direi parecchio lunga, la trovo abbastanza non consueta, non normale. Certo, il marketing e la comunicazione di cui mi occupo, sono delle discipline molto affascinanti e io amo moltissimo il mio lavoro, quindi ovviamente nella quotidianità lavorativa le funzioni, no, che espleto sono quelle classiche, no? Pensiamo tutte le attività di marketing strategico, di posizionamento, di target, di segmentazione, il marketing operativo, ma il punto è come lo facciamo, come lavoriamo insieme. E credo invece che queste caratteristiche possano appartenere a chiunque, indipendentemente dall'ambito disciplinare che noi in qualche modo ricopriamo. Tutti noi, Ma no, sì, sono possiamo. parzialmente d'accordo, Angela, nel senso che l'abbiamo detto un po' prima, no? Della capacità di esprimersi e di convincere gli altri a fare le cose. Sai, in questa room è un tema che è stato molto discusso, no? Un po' Trattato. perché, sì, perché noi vogliamo sempre alto nella logica di creare benessere in azienda, ma sai, le aziende nascono per far profitto, non per far benessere. Il benessere, se riesci a ottenerlo, è un gadget in più, cioè un qualcosa che differenzia l'azienda dalle altre. E tipicamente chi fa l'ingegnere della sicurezza o l'HR sono comunque, diciamo, molto competenti in quello che è il loro mestiere, ma comunicare, coinvolgere le persone, essere leader in questo è molto complesso, specialmente appunto perché si parlava di nero, ma tipicamente l'uomo della sicurezza è un po' visto come menagramo, no? E quindi riuscire a Certo. convincere gli altri, guidare gli altri, spiegarli, dico sempre, dovremmo fare molto marketing di noi stessi e fare un po' tutti un buon corso di comunicazione verso dentro, cioè convincere e portare gli altri dalla nostra parte. Tu vedo che in questo invece ce l'hai molto innaturato nel tuo ruolo, è molto, direi, molto Sì. ben speso anche. Francesco, sì, è vero che comprendo quello che dici, è assolutamente vero. Noi lavoriamo, l'obiettivo di un'azienda è arrivare all'utile, no? Marginare il più possibile, quindi attivare delle dinamiche di business. Ma se non lo fai, questo il periodo storico che ci ospita ce lo ricorda. Se non lo fai, in qualche modo occupandosi anche delle persone, del benessere delle persone, si ritrova a uffici vuoti. C'è questo grande movimento di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, credo fino Le grandi allo dimissioni. sfinimento, le grandi dimissioni. Ricordiamo che l'ultima nota trimestrale del marzo del 2023 al Ministero del Lavoro ci dice che nel 2022 ci sono state 2.200.000 dimissioni spontanee. Più 13%, un trend in crescita del 13% rispetto all'anno pregresso e di circa il 41% rispetto al quinquennio precedente. Ed è un trend, per quanto ci sia stato un arresto del 6% nell'ultimo trimestre del 2022, è comunque un trend in crescita, perché il Censis, in una sua indagine, ci ricorda che il 47% degli italiani manifesta la sua esigenza di cambiare lavoro, vuole cambiare lavoro e che cosa c'è dietro queste grandi dimissioni? Ce lo dice nell'ottobre del 2022 l'agenzia del lavoro Rastad ha fatto un'indagine, ha fatto un'inchiesta e ha visto che molto è legato al malcontento, al non riconoscimento del proprio ruolo, alla difficoltà di vivere, no? In determinate. Di Di relazionarsi con il relazionarti, proprio esatto, di responsabile. relazionarsi con il proprio capo, no? Spesso si dice che non lasci un'azienda, lasci il tuo diretto responsabile. Ecco, tutte queste situazioni siamo di fronte
a un periodo nel quale dopo la pandemia le persone hanno dato, stanno dando un ruolo diverso al lavoro nelle proprie esistenze. Io faccio parte della generazione X, io sono in qualche modo per me il lavoro è stato un elemento di crescita, identitaria. Vedo di fronte a me nuove generazioni per le quali il lavoro non ha questo assetto e le guardo con grande interesse anche come stimolo per me, per capire per comprendere anch'io oggi che ruolo ha il lavoro nella mia esistenza. Tutte queste tematiche, la Great Resignation, le grandi dimissioni, il malcontento dei lavoratori che sono alla ricerca di altro, no? Che sono alla ricerca di altro, ci devono dire che sì, l'obiettivo di un'azienda è l'utile, ma non lo raggiungi se non hai delle persone che lavorano con te. E per fare in modo Quindi, che le Angela, persone. siamo arrivati verso la fine della room. Ti direi, lasciaci una pillola su cui meditare fino al venerdì prossimo, in modo da capire cosa noi dovremmo fare per creare questo ambiente di benessere. Prima della Dai, pillola mi vero? sono infilata perché Ah, sono venuta a vai. salutarvi almeno perché mi spiaceva poi non salutarvi, ma se sei d'accordo Francesca mi piacerebbe poter invitare di nuovo Angela anche qualche Beh, puntata certamente. Anche live. perché anche live il 23 di giugno Angela, Certo. come sanno chi sa chi ci segue, ma lo rinnoviamo come invito per tutti coloro i quali magari anche le prime volte che ci seguono il 23 di giugno a Bergamo, Città della Cultura, faremo il finale di stagione in presenza Caspita. in una bellissima location che è la Casa del Giovane a 5 passi dalla stazione di Bergamo, quindi siete assolutamente tutti invitati e ci piacerebbe poterci un po' vedere in faccia, no? No, qui noi ci vediamo sul palco virtuale, ma ci ascoltiamo, è come fosse una radio questa. E invece quello diventa l'occasione per conoscere i visi, stringere le mani, fare un po' di network e se avrai piacere, se sarai dalle nostre parti, ti invitiamo e Ma soprattutto ti invitiamo grazie. anche a seguirci nelle prossime puntate perché credo che Assolutamente. una delle cose importanti sia ascoltare anche voci diverse, quindi ascoltare il punto di vista di altre funzioni, sia su di noi, sia su di loro, sia sull'organizzazione in generale. Quindi, E lasciare delle pillole su come crescere, no? Tutti quanti insieme verso questa azienda in cui assolutamente. credo assolutamente. Un'azienda che faccio utile, un'azienda in cui le persone stanno bene, non in viceversa di solito. Scambiarci strumenti tra di noi diventa molto più efficace. Io con questa vi lascio concludere, ma ci tenevo a salutarvi. Vi ricordo che la puntata è registrata, quindi la potete trovare sulla pagina LinkedIn di BeSafe, sul canale YouTube di BeSafe e sul web magazine Rock and Safe di Stefano Pancari. E comunque ci ritrovate qui venerdì mattina 8 e un quarto. Chiamate, condividete i link, richiamate gli hashtag, i nostri sono @safe, thinksafe e besafe naturalmente. Con questo io vi saluto, vi lascio la parola, vi auguro una buonissima settimana e ringrazio Angela con il suo manager per caso che ci fa sorridere pensando a cose serie e si può fare. Un Si può abbraccio. fare. Grazie Ciao a Veronica. tutti. Vai Angela, lasciaci Ma questa pillola di saggezza per come creare. Vai. La mia pillola di saggezza è una pillola non di saggezza, nel senso che credo sia importante ricordarci che chiunque noi siamo, nessuno può definirci veramente, può definire chi siamo. Dobbiamo in qualche modo, è un percorso, abbiamo tutta la vita davanti per risolvere le dinamiche aziendali e lo dobbiamo fare all'interno della nostra quotidianità. Più che una pillola di saggezza, quello che mi sento di fare è un appello, se posso, Francesco. È Certo, assolutamente. un appello a unirvi nelle folte fo folle dei manager per caso, questo popolo coraggioso, esterrefatto e fiero, in sit-in per una vita serena tra le quattro mura lavorative. Ecco, questo mi sento di dirvi. Beh, direi allora che sei la benvenuta in questa room, che è un po' anche il nostro spirito. Angela, credo di doverti tantissimo ringraziare, spero di vederti dal vivo il 23 Lo giugno, spero sicuramente anch'io. spero di vederti qui nei prossimi incontri della nostra room. Con questo, ragazzi, chiudiamo che sono 9.03. Vai, Grazie a Angela. tutti, grazie a tutti per questa bella opportunità di raccontarci le nostre esperienze. Vi seguirò con passione. E noi linkeremo ovviamente il tuo libro, così siamo tutti Grazie quanti desiderosi di comprarlo e di leggere dentro e di scoprire magari chi siamo all'interno di questo tuo, come l'hai richiamato, non toponomastica, ma. mille.
gli aziende, la tassonomia, questa tassonomia di manager iniziale, poi all'interno trovate anche tante altre cose, e il test, e tu che manager sei? Ecco, perfetto, quello che andrò a cercare subito. Grazie mille, Angela. Grazie a Buona voi, giornata a grazie a tutti, voi, buon buona venerdì. giornata. Ciao Angela, grazie. Ciao Laura, ciao, Leggerò il tuo grazie. libro. Fammi sapere, Ciao. Laura. Ciao Stefano. Assolutamente. Grazie mille, grazie ancora. Ciao.